Da qualche settimana purtroppo sulle televisioni, anche sui quotidiani italiani, si sente parlare sempre meno dell'emergenza Ebola, che pure sembrava destinata a rimanere al centro dell'attenzione della comunità internazionale per lungo tempo. E purtroppo sono i meccanismi della comunicazione, ma noi non ci rassegniamo, vogliamo continuare a parlarne anche perché l'emergenza è tutt'altro che superata, come ci racconta oggi Don Dante Carraro, con l'esperienza diretta sul campo degli operatori di Medici con l'Africa, QAM, l'ONG nata nel seno della Chiesa Padovana, che era già in Sierra Leone e si è trovata a dover fronteggiare, Don Dante, l'esplodere drammatico di questa epidemia. Ricordiamo anche che sul numero della difesa di domenica i nostri lettori trovano un bollettino di conto corrente postale che serve proprio per sostenere il vostro impegno umanitario. Iniziamo però, Don Dante, dai numeri. Oggi che cosa sta succedendo? Con che velocità continua a propagarsi l'epidemia? L'epidemia è focalizzata in tre paesi dell'Africa dell'Ovest, la Guinea, la Liberia e la Sierra Leone. Noi stiamo lavorando, e stavamo lavorando e stiamo lavorando in Sierra Leone. Allora, in Guinea, e in Liberia l'epidemia fortunatamente sta dando segni di, una relativa stabilizzazione, che non vuol dire riduzione, vuol dire che l'incidenza, cioè il numero di nuovi casi ad oggi, si sta stabilizzando, quindi il nu nu numero di nuovi casi in una settimana si sta stabilizzando. Quindi vuol dire che sta crescendo, ma non con una crescita Esponenziale. esponenziale, cosa che invece sta capitando e continua a capitare, purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, in Sierra Leone, dove noi appunto stiamo lavorando. Stiamo parlando di quanti nuovi casi ogni settimana? Stiamo parlando di 100-110 casi alla settimana in Sierra Leone, che sono un numero che è accumulato assieme a tutti quelli che sono stati, cioè pensiamo solo questo, che finora ci sono stati quasi 10.000 casi di pazienti, di persone affette da Ebola, con una mortalità, una letalità che si attesta attorno al 40, 45, 50%, che vuol dire uno su due quando tu hai la certezza di essere un ammalato di Ebola, speri, perché terapia non ce n'è, in quei posti non trovi, mancano, come dire, le cose fondamentali, quindi noi li accompagniamo nel decorso, sperando che il sistema immunitario, che l'età, che l'averla riconosciuta per tempo, eccetera, possa favorire una uscita indenne da questo tunnel, che è un tunnel della morte, di fatto. Ecco, quando voi vi siete trovati di fronte a questo tunnel, avreste anche potuto dire torniamo indietro. In fondo in Sierra Leone siamo andati per altri scopi. Medici con l'Africa QAM si è molto concentrata in questi anni nel sostegno alla maternità, ad esempio. Invece voi, i vostri operatori, hanno detto no, il nostro posto è qui. E insieme a queste persone, insieme anche a tanto personale medico e paramedico del posto con cui voi collaborate, perché è importante questo ricordarlo, rimaniamo e cerchiamo di fare che cosa, al di là dell'accompagnare chi viene colpito da Ebola. Ecco, do un elemento di contesto. Noi in Sierra Leone siamo presenti in uno dei 10, 12, sono dunque 12, mi pare, distretti sanitari. Vuol dire un'area, noi siamo in un'area rurale al sud del paese, l'area si chiama Pugeun, è al confine con la Liberia, motivo per cui l'epidemia è entrata appunto dalla Liberia nel nostro distretto, in Sierra Leone, distretto di Pugeun. 350.000 abitanti, quindi sto pensando a un'area di popolazione più grande di Padova, per fare un esempio, e dove nel 2012, quando abbiamo iniziato a lavorare, che è il motivo per cui abbiamo iniziato, esisteva un medico in tutto questo distretto sanitario. In questo distretto, in queste condizioni, dove c'è un ospedale con 75 centri sanitari periferici, abbiamo deciso di intervenire. Perché? Perché la mortalità materna e infantile, neonatale e infantile, era elevatissima in uno dei paesi riconosciuti al mondo nelle statistiche internazionali, che ha una mortalità materna e neonatale e infantile fra le più elevate in assoluto a livello mondiale. Motivo per cui abbiamo deciso di intervenire con un team di 5 persone, un chirurgo, un'infermiera,
un'ostetrica, chiedo scusa, un pediatra, una infermiera di sanità pubblica e un logista, perché la parte logistica è importante. Allora, in queste condizioni scoppia l'Ebola e noi è facile intendere a tutti che dramma, che baratro si viene a creare, perché in una situazione che era fragilissima, debolissima, cominci a perdere personale sanitario che non esiste, perché assieme al medico c'erano una ventina di infermieri, il resto adesso noi cosa stiamo facendo? Stiamo facendo formazione in una settimana, 10 giorni, il contadino, la massaia, la signora che, no, che custodisce la sua capanna, ecco, in 8 o 10 giorni cerchi di attrezzarla per affrontare un dramma che sta venendo avanti. Ecco, a fronte di questo, allora, noi abbiamo tre grandi problemi. Il primo grande problema sono gli ammalati di Ebola. Che il processo è questo: un ammalato sospetto, che non è ammalato, un paziente sospetto ha i sintomi, la febbre, il vomito, la diarrea, lo identifichi, lo porti nel centro di isolamento, noi ne abbiamo tre nel nostro distretto, lo tieni là, gli prelevi il sangue lo mandi nel laboratorio di biologia molecolare, perché è un virus, quindi anche un laboratorio molto particolare, ce ne sono tre in tutto il paese, quindi ecco, si capisce anche la complessità. E arriva poi e tiene il paziente in questo isolamento per 48-72 ore. Isolamento vuol dire una tenda sotto il sole, in un posto isolato, che è un inferno, perché sono 48 ore di inferno dentro lì, perché devono essere isolati, bloccati da tutto e così. Se l'esito è negativo, prendi il paziente e lo porti nell'ospedale normale. Se l'esito del test è positivo, lo porti nel centro di trattamento e lo accompagni, come dicevo prima, alla morte o a ringraziare Dio per gli ammalati di Ebola. Ma poi ci sono le morti indirette da Ebola, cioè il fatto che la gente ha paura di venire in ospedale perché ha paura di prendere la malattia e quindi le mamme, i bambini, le mamme che devono partorire o i bambini che la malaria cerebrale, la polmonite, un malnutrito grave, che prima venivano in ospedale, riuscivi a prenderli, a salvarli. Adesso li perdi perché muoiono a casa. Quindi questo è il secondo grande problema. E il terzo grande problema è quello economico-sociale. Cioè la gente ha paura, non si sposta più nel paese. Questi cordoni sanitari che ci sono impediscono gli scambi commerciali e così via. E quindi hai una riduzione della materia, del riso, della mandioca, non trovi da mangiare, i prezzi salgono e questo aggrava ulteriormente la cosa. Con impatti sociali gravi, le chiese sono chiuse, le scuole sono chiuse, i parroci non danno più la comunione, non vanno più a trovare gli ammalati a casa, perché? Perché è una malattia che ha il contatto, ecco, per dire il Certo, dramma di una situazione, di un paese che sta vivendo una situazione che è oggi dell'Ebola, ma che proietta da qua ai prossimi 5 anni un baratro in quel paese. tu ci hai raccontato in maniera direi efficacissima questa spirale perversa, dentro cui poi nei prossimi anni scatterà anche il dramma degli orfani da Ebola. Già, voi insieme a tante altre sigle del mondo sanitario e del volontariato cattolico avete sottolineato questo aspetto, avete richiamato l'attenzione su questo aspetto. Ricordiamo anche che sono paesi giovani questi, non hanno certo i tassi di invecchiamento dell'Italia. Ecco, tu sei tornato dalla Sierra Leone a settembre. E erano un po' le settimane in cui, ad esempio, Barack Obama al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite diceva dobbiamo fare di più contro Ebola, in cui si stava un po' sviluppando anche la psicosi nei nostri paesi occidentali, perché naturalmente un occidentale che muore di Ebola ha un certo impatto sull'opinione pubblica, le decine di migliaia di persone di cui tu ci hai parlato, purtroppo questo impatto non ce l'hanno. Ecco, in questo momento com'è la situazione? Vi sentite soli da parte della comunità internazionale? Qualcosa si sta muovendo o no? L'epidemia è iniziata, i primi casi sono iniziati a gennaio del 2014, in Sierra Leone è iniziata a marzo del 2014 e poi tra luglio, agosto e settembre c'è stato e ottobre, insomma gli ultimi mesi dell'anno sta crescendo in maniera esponenziale come prima dicevo. La macchina internazionale dell'Agenzia Internazionale, la consapevolezza e la macchina stessa è iniziata molto tardi. Finora noi non abbiamo ricevuto un euro da chi che sia di istituzioni internazionali.
Questo lo dico perché finora quello che noi siamo riusciti a fare è stato grazie alla nostra rete di sostenitori, di persone che ci conoscono, che sanno quel che facciamo e che ci stanno sostenendo. Motivo per cui anche qua il nostro appello molto concreto e diretto a chi ascolta, a chi ci conosce o chi non ci conosce, che crede al lavoro che facciamo e che è consapevole del dramma che si sta creando. A distanza di 9 mesi, 10 mesi, la macchina internazionale sta adesso iniziando a muoversi. Quindi noi, ripeto, soldi ancora non ne abbiamo ricevuti, parlo proprio perché ti servono, perché devi comprare materiale, le ambulanze, devi creare un'unità di isolamento, crearne ancora, farmaci di supporto per i pazienti ammalati e così via. E, ecco, la macchina quindi adesso sta mostrando qualche segno di risposta. Barack Obama si è arrabbiato, secondo me, si è arrabbiato, ha preso coscienza, ecco, tardi di questo, si è un po' arrabbiato per due motivi: uno, perché la macchina ha fatto poco, sia quella americana, ma anche, lo dico, anche quella dell'Unione Europea, grandi promesse, grandi cose, si fa grandi polemiche sui casi di quei rarissimi casi di Ebola che sono capitati in Spagna per errori, tra l'altro, eccetera. E invece si sta facendo molto poco sul posto, si è arrabbiato per questo e poi perché in America c'è stato un errore professionale gravissimo, cioè un paziente che ti arriva in pronto soccorso, perché questo è capitato in America, che ha la febbre, sintomatico, e che ti dice che è tornato dalla Liberia e un medico lo riceve e lo manda a casa con l'antibiotico, è un errore madornale che io credo che fra l'altro che in Italia non sarebbe stato fatto perché abbiamo un sistema sanitario, tra l'altro, molto strutturato, molto forte. Questo è il quadro complessivo. Noi, riprendo per certi aspetti un po' quello che prima non ho concluso, in questa situazione noi abbiamo deciso di stare. Il nostro nome è Medici con la. E quel con lo fai quando affronti situazioni normali, quando vedi i problemi, ma ti sembrano alla tua portata ed è importante anche starci qua. Hai l'impressione di una valanga che ti stia capitando addosso. Se è vero che sei insieme a quelle persone, che sei insieme a quelle istituzioni, a quei pochi colleghi locali, alla gente che conosci. E allora decidi di stare anche con tutte le paure che questo. Noi lì avevamo 35 anni, un pediatra sposato con 3 figli in Italia, un chirurgo con la sua bambina di 11 anni a Milano. Queste sono le situazioni poi concrete per cui, come dire, da parte nostra c'è stata sicuramente una forte preoccupata, ma convinta adesione a rimanere, a continuare a fare proprio per il nostro mandato, che è l'essere con quella gente, con quelle istituzioni, e con quel sistema sanitario che c'è. Con le anche le cose. Lo dico perché anche la gente, noi, grossissima motivazione, la portiamo a casa dalla gente che ci incontra. Noi non abbiamo mai avuto quei fenomeni che altre organizzazioni hanno avuto, della gente che è arrabbiata, ti tira addosso i sassi perché ha paura di vedere questi uomini scafandri. Cioè, perché? Perché la gente sa che non siamo andati là perché è scoppiata lei. Sa che eravamo la prima a condividere con loro il loro cammino di sviluppo. Sa che siamo là adesso, quando c'è questo dramma. E allora, anziché tirarci addosso le pietre, la gente ci dice: grazie perché siete, perché non siete andati via, perché condividete con noi anche queste preoccupazioni. La stessa paura che viviamo noi la state vivendo. Lo dico perché è la ricchezza grande, io dico, anche delle scelte faticose, difficili, Certo. ma anche estremamente motivanti, ecco, che vanno alla radice anche del nostro mandato missionario. Noi siamo ONG della diocesi di Padova e di
siamo frutto di questo territorio, i nostri volontari vengono dalle parrocchie, da gente che ha coltivato l'esperienza o del gruppo missionario o degli scout, eccetera. Ed è frutto di tutto questo. Noi ci sentiamo anche espressione di questa chiesa locale che è Padova, che è Veneto, che è Vicenza, no? Quanti volontari abbiamo che sono frutto di tutto questo. Ecco, lo dico perché questo è anche il valore grande di una testimonianza di chiesa che diventa incarnata proprio insieme a questa gente, a queste situazioni. Don Dante, grazie per tutto quello che ci hai raccontato. Ti chiedo un'ultima breve riflessione. Intanto abbiamo capito che questo cammino di condivisione sollecita anche ciascuno di noi. Attraverso che strumenti in questo momento serve una solidarietà concreta? Innanzitutto il bollettino che trovate sulla difesa del popolo, ma sul nostro sito noi abbiamo continuato e continueremo a seguire la vicenda. Ci sono tutti i riferimenti anche per una donazione a Medici con l'Africa Qam. Tramite IBAN, bonifico bancario, conto corrente postale. L'ultima riflessione, proprio agganciandoci a quello che tu dicevi, Medici con l'Africa Qam è un'esperienza che nasce e cresce nel tessuto concreto del nostro cammino di chiesa diocesana. E voi in tutti questi anni avete anche sollecitato con campagne pubblicitarie e promozionali molto belle e spesso provocatorie una ricchezza, una crescita di consapevolezza anche delle nostre persone, del nostro tessuto. Attorno all'Africa, che oggi rappresenta davvero uno scandalo, la più grande contraddizione planetaria per le sue risorse e per lo stato di enorme povertà, che poi anche emergenze come quella di Ebola testimoniano, perché per tutto quello che ci hai raccontato, per la drammatica situazione del sistema sanitario locale, per la mancanza di istruzione, per una popolazione in cui i tassi di HIV purtroppo tra i giovani sono altissimi. Ecco, noi capiamo come poi basti un'emergenza per trasformare in dramma quello che altrove si sarebbe magari riuscito a contenere in maniera molto più efficace. Ecco, questa costruzione di consapevolezza credo che richieda ancora un grande sforzo, anche a fronte invece delle paure e delle tensioni che noi vediamo in questi mesi pervadere, attraversare la nostra società. Sì, nasce da una consapevolezza che ormai siamo non so, una famiglia umana, esiste un unico mondo, i problemi nostri diventano problemi di tutti e i problemi della Sierra Leone si trasferiscono qua. Puoi tentare di contenere, di controllare qualcosa, ma ormai sempre di più vale una consapevolezza che siamo davvero un'unica famiglia, un unico mondo e vale la pena costruirlo pensando a un futuro insieme, che domanda qualche fatica da parte di tutti. Questa consapevolezza è importante. Noi in tante università italiane stiamo portando avanti dentro la formazione che anche in particolare gli studenti di medicina, i medici fanno attorno al grande tema della salute come salute globale. Cioè è un come dire, la salute viaggia con gli aerei, come le malattie. Questo allora dà ricchezza alla nostra fede. Quando diciamo Padre nostro, quando ci si scambia il segno della pace in chiesa, è la costruzione che nasce prima di tutto da una consapevolezza che non, le barriere sono fittizie. E che quando le disuguaglianze sono così gravi, ma per forza che la gente, tra l'altro, si sposta, migra, per disperazione. Quindi in questo senso, ecco, il nostro appello è una consapevolezza di questa unità grande, che è anche ricchezza, che è anche creare un futuro diverso, volerlo creare insieme, la consapevolezza e in questo senso anche la richiesta di una equa distribuzione delle risorse. La Sierra Leone ha 13 dollari pro capite all'anno per la salute. Dentro lì c'è la frattura, c'è il parto, c'è la polmonia, cioè con tre non ce la fai. E quindi, come dire, ecco, questa è vero, anche noi siamo in difficoltà, no, abbiamo problemi di riprendere questo paese, eccetera. Però tutto va graduato nel giusto modo, insomma. Dicevo, ecco, sono paesi che, insomma, parlo del Sud Sudan, ma posso parlare della Sierra Leone, c'è un'ostetrica, non un ginecologo, che non esiste. Ginecologo.
una ostetrica ogni 20.000 mamme che devono partorire. 20.000. Io penso a Padova, penso a Verona, ai nostri ospedali, penso a Piove di Sacco piuttosto che al nuovo ospedale di Schiavonia. Cioè, noi abbiamo un sistema sanitario, una condizione che. Ecco, questa è la nostra situazione. Allora, l'appello che faccio di consapevolezza, bella, entusiasmante, io dico, di pensare alla costruzione di un mondo nuovo e diverso che vogliamo da cittadini e da credenti, e anche la condivisione per quello che ognuno può, per come può, ecco, anche per far sì che le disuguaglianze, che sono disuguaglianze molto, molto gravi, possano ridursi, ecco, quindi l'appello è discreto ma tenace, ecco, perché ne abbiamo bisogno. Discreto ma tenace. Don Dante Carraro, grazie, buon lavoro a te e a tutti quanti i tuoi collaboratori in Sierra Leone, ma anche in Italia. Grazie.